70 dipendenti, con un indotto di circa 400 in un settore economico in espansione, mentre attorno si avvertono distintamente i morsi della crisi. Eppure l'azienda ha mantenuto sempre un basso profilo, anche a costo di esporsi a attacchi disinformati, dribblando quelle polemiche che inevitabilmente si concentrano sul problema del consumo del territorio. La proprietà riafferma una tradizione secolare, sottolineando come intere generazioni siano ancora legate a questo mondo e non lo abbandonano, segno che le garanzie di sicurezza e qualità del lavoro ci sono tutte. Nel 2016 è partito un progetto scientifico in collaborazione con l'Università di Camerino e successivamente anche con l'Università di Siena per l'analisi degli impatti ambientali dell'attività dell'azienda utilizzando la metodica dell'LCA. Questa metodica consente sostanzialmente di avere una valutazione numerica precisa degli impatti ambientali del prodotto e del processo e sulla base di questi dati l'azienda può predisporre delle azioni di miglioramento e delle buone pratiche per migliorare la propria sostenibilità ambientale e la propria, diciamo, anche efficienza. Gli ambientalisti rincarano, è stata chiesta una variante che si tradurrà in ulteriore consumo del territorio. L'azienda replica che il nuovo stabilimento previsto dall'attuale piano avrebbe un peggiore impatto ambientale rispetto al potenziamento di quello attuale, nascosto alla vista. Una novità comunque c'è, la disponibilità della proprietà ad aprirsi all'opinione pubblica, agli ambientalisti, per dimostrare che le cave, spesso dipinte come mostro, oggi sono elemento essenziale per lo sviluppo di questa importante porzione di regione, oggi in stato di seria depressione economica.